primi 6 mesi di questa legislatura, quali impegni della Giunta e quali realizzazioni? Sono stati 6 mesi duri, 6 mesi di lavoro, 6 mesi che però hanno portato anche prime soddisfazioni perché abbiamo visto la realizzazione e la partenza di alcuni cantieri che erano in ponte. C'è stato un passaggio di consegne, anche se c'è stata una sorta di continuità con quella dell'amministrazione precedente, però nuovi assessori, nuovo consiglio, la necessità di approvare un piano operativo in tempi rapidi, perché comunque a quel piano erano legati tanti degli investimenti che avevamo raccontato in campagna elettorale e tante opere finanziate con i fondi del PNRR che erano in partenza o da avviare. Abbiamo visto avviare il cantiere della nuova palestra Calvino, abbiamo visto partire il cantiere della palestra di Sieci, stiamo portando avanti con determinazione il cantiere della nuova scuola di Amicis, tutti interventi, insomma, che vanno ad aumentare l'offerta che il territorio dà ai propri cittadini, soprattutto con attenzione rivolta alle scuole, ai giovani, alle famiglie e rivolta anche allo sport, perché crediamo fortemente che in questo momento, in questa fase, gli spazi pubblici comunali gestiti dalle associazioni sportive siano determinanti per accogliere i nostri giovani e farli crescere in ambienti sani. Progetti e realizzazioni, quali prioritarie in un prossimo futuro? I progetti prioritari sono legati agli investimenti che l'amministrazione farà, ma anche agli investimenti che arriveranno dall'esterno. Infatti ci stiamo adoperando molto per mettere le tante aziende che si sono affacciate nelle condizioni di far partire i lavori nel tempo minore possibile. Come dicevo prima, appunto, l'approvazione definitiva del piano operativo ci consentirà di vedere avviare cantieri di realizzazione di importanti interventi. Naturalmente aspettiamo a gloria tutti noi, insomma tutta Pontassieve, la prima pietra della casa di comunità che dovrebbe arrivare a inizio anno. Proprio negli scorsi giorni ho avuto un colloquio, insomma, con la struttura ASL che, insomma, ha ribadito il cronoprogramma, fondi PNRR, quindi nel prossimo anno, proprio all'inizio del prossimo anno, dopo la bonifica bellica, è stata appena ultimata, vedremo finalmente la posa della prima pietra della casa di comunità. Contestualmente stiamo cercando di dare una grande attenzione al decoro urbano. Sappiamo, insomma, che il comune di Pontassieve è un comune che ha un territorio ampio, ha tante frazioni, ha un patrimonio edilizio importante, quindi le opere di manutenzione spesso sono tante, sono veramente richiedono tante risorse, purtroppo le risorse continuano a scarseggiare negli enti locali, è inutile nascondersi dietro un dito, però di fatto stiamo cercando di pianificare e programmare degli interventi che rendano gli ambienti accoglienti e che siano ambienti dove le persone, insomma, possono trovare un po' di qualità della vita, trovare un po' di aggregazione, trovare un po' di voglia anche di riappropriarsi del proprio territorio, perché dopo gli anni del Covid purtroppo abbiamo visto un calo molto forte di quella che era, di quello che era il nostro tessuto sociale, che ancora oggi è forte, ma deve essere sostenuto perché altrimenti rischiamo veramente di avere poi dei risvolti che, insomma, in questo territorio non abbiamo mai visto. Certo, deflusso dalle città, non solo come abitanti, questo sotto gli occhi di tutti, ma anche come attività, come attività produttive soprattutto. Dunque questo per la zona come la Val di Sieve, Pontassieve in specie, è un'opportunità, ma crea anche dei problemi nuovi. Sì, siamo convinti che i posti di lavoro di qualità aumenteranno sicuramente quello che è il benessere del territorio. È evidente che portare tante aziende sul nostro territorio è una scommessa fatta nel tempo perché abbiamo sempre spinto sul produttivo e vinta. Domani, quando avremo queste aziende, sicuramente ci saranno delle nuove problematicità. Mi riferisco soprattutto all'incidenza che ancora l'automobile ha negli spostamenti delle persone. Noi fortunatamente siamo una valle che è servita da una linea ferroviaria, ecco, dovremmo cercare di sfruttare le proprie infrastrutture, le proprie possibilità, proprio per cercare di spingere verso una mobilità sostenibile. Stiamo costruendo una rete di piste ciclabili importanti, soprattutto quelle a valle lungo l'Arno.
naturalmente ancora c'è una cultura molto diffusa dell'utilizzo del mezzo proprio. Speriamo insomma che con un nuovo piano, con il nuovo piano insomma di mobilità sostenibile che la città metropolitana sta mettendo in campo, e speriamo che appunto gli enti preposti, anche gli enti sovraordinati, spingono verso questa direzione, si possa finalmente giungere a una mobilità in entrata e in uscita dalla città che sia una mobilità sostenibile e dolce. Noi abbiamo quell'infrastruttura del treno, dobbiamo fare in modo che questa sia integrata con tutto il sistema trasportistico di Firenze, e dobbiamo fare in modo che il prezzo sia congruo e l'efficacia e l'efficienza sia moderna. Quindi io credo che Pontassieve debba giocare una partita anche all'interno della città metropolitana per spingere sempre di più la città metropolitana a vedersi come con una dimensione europea, passatemi il termine. Credo che Firenze debba uscire un po' dalle proprie mura centrali e debba iniziare a vedere nel territorio una grande opportunità di sviluppo, una grande opportunità di ammodernamento di una città che guarda al futuro. La cultura è un fattore importante anche per l'autostima di una popolazione, ma anche il rapporto al turismo. Sì, noi crediamo fortemente che attraverso il processo culturale si riesca da una parte a far del bene alla propria popolazione, a dare delle opportunità alla propria popolazione, alla propria cittadinanza, delle opportunità appunto anche di crescita, ma crediamo anche allo stesso tempo che attraverso la cultura si possa far crescere un turismo sostenibile, un turismo attento, un turismo che non guarda a depauperare il territorio, ma guarda a volerlo vivere, a volerlo arricchire, a voler lasciare qualcosa. Si lavora in questo senso, la Val di Sieve tutta credo che sia una terra accogliente, sia una terra dove le persone trovano una genuinità che da altre parti magari è venuta un pochino meno, e io credo davvero che se Firenze lo capisce, se lo facciamo capire a Firenze, questo territorio può essere davvero un territorio che aiuta anche la città a uscire un po' da questa nassa del cosiddetto over tourism. Noi vogliamo fare la nostra parte, l'abbiamo detto a chiare note, lo ribadiamo, però guardiamo, come dicevo prima, a un turismo sostenibile, a un turismo che è in grado di lasciare qualcosa al territorio e soprattutto non lo stravolge. Abbiamo delle colline bellissime, abbiamo un fondovalle che è ben collegato con la città, abbiamo tutte le carte e regole per giocarci il nostro ruolo. Lo faremo, ripeto, in termini di valle, lo faremo con i comuni con termini, credo che da questo punto di vista dovremmo avere una forte coesione anche con i comuni Bagnaripoli e Fiesole, che sono i primi comuni a contatto con la città di Firenze, e credo che la sindaca metropolitana stia già pensando e stia già in qualche maniera programmando un turismo diffuso, e io credo che in questo ci sia la chiave di volta anche per risolvere quelle che sono le problematiche della città.